Allora, partiamo dall'episodio finale. Naturalmente in campo non avevo visto nulla, ho rivisto un po' le immagini e bisogna dire le cose come poi stanno. Il ragazzo ha fatto gol, è andato più o meno vicino alla bandierina del calcio d'angolo e con l'arrivo dei compagni ha fatto un piccolo balletto che non mi sembra un'esultanza così brutta come se ne vedono sui campi tutte le domeniche. Forse il ragazzo non ha capito il momento delicato che vive la Salernitana, i propri tifosi, e quindi è sembrato un gesto irriverente, che assolutamente non era, era una semplice esultanza di un ragazzo di 19 anni. Ripeto, non è facile a quell'età capire quando una cosa si può fare e in quale zona del campo poterla fare, quindi se ha sbagliato naturalmente gli servirà di lezione, ma ripeto, nel vedere l'immagine non mi sembra poi che sia stato un gesto così offensivo nei confronti dei tifosi. Non abbiamo iniziato bene, abbiamo fatto i primi 10 minuti che non mi sono piaciuti. Abbiamo concesso troppo spazio alla Salernitana che in 3-4 circostanze poteva passare in vantaggio anche se non ha avuto grandissime occasioni, però ci sono state delle potenziali occasioni da parte loro.